Stiamo vivendo le ristrettezze imposte dal Covid, anzi per la verità ora queste ristrettezze si stanno progressivamente appunto allentando, visto che arriva l'estate, la forza del virus appunto tende a calare sensibilmente e poi c'è tutta la campagna vaccinale in corso che dovrebbe essere risolutiva. Però in questi momenti bui, perché dobbiamo dire che economicamente e non solo, ma anche socialmente, psicologicamente, questo lockdown, queste forme comunque di restrizioni hanno trasformato la nostra vita, lo ripeto, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista proprio morale, sociale. E allora però esistono anche le organizzazioni di categoria che cercano di dare un supporto il più valido possibile, il più proficuo possibile a chi appunto ha aderito all'organizzazione. È il caso di Confimprese Taranto e siamo con Federico Greco. Allora Greco, in un momento dicevo molto difficile, qual è stato il vostro supporto, le vostre attività a sostegno di chi, oltre a ritrovarsi senza il becco di un quattrino, viste le chiusure, poi magari si è trovato anche vittima, soffocato, diciamo, avviluppato dalle spire della burocrazia? Ma guarda, le aziende a noi associate sono state, diciamo, fortunate, perché prevedendo comunque una mancanza di liquidità, abbiamo immediatamente attivato, per quanto riguarda il fondo di Fonalcom, praticamente abbiamo attivato la possibilità ai datori di lavoro praticamente di accedere per quanto riguarda i finanziamenti dei corsi. Quindi diciamo che a tutt'oggi, se è vero che comunque non avevano liquidità, è anche vero che comunque nel momento in cui dovevano ottemperare comunque a un discorso di sicurezza sul lavoro, è intervenuto sicuramente Fonalcom e praticamente i corsi sono stati dati in maniera completamente gratuita. E sinceramente l'anno scorso è stata il primo pensiero per quanto ci riguarda. Sicuramente abbiamo continuato poi per un discorso di sostegno di liquidità per quanto riguarda i finanziamenti. Abbiamo cercato quantomeno di attivarci in regione per cercare di avere e cercare di dare alle aziende un rientro del capitale circolante, così come è stato fatto l'anno scorso. A quanto pare invece l'anno scorso si era in campagna elettorale, quest'anno non si è più in campagna elettorale, quindi di conseguenza non si è fatto più niente, perché comunque Regione Puglia non aveva soldi a disposizione. E quindi di conseguenza siamo stati bloccati anche in quel senso. Quindi diciamo che l'attività dell'associazione ha continuato sicuramente a sostenere le aziende a noi associate, andando a includere per quanto riguarda tutto il settore Horeca e comunque tutto il settore legato comunque agli alimenti, andando a includere anche i tamponi HACCP all'interno della quota associativa. Quindi diciamo che effettivamente i nostri associati vivono la sicurezza sul lavoro non come un costo, ma bensì come un qualcosa che sicuramente migliora la propria azienda. Quindi questo, stando comunque anche i vari incidenti sul lavoro che abbiamo avuto negli ultimi periodi, questo sicuramente è un nostro fiore all'occhiello e ovviamente ci rende molto orgogliosi di ciò che abbiamo fatto.